Ciao a tutti, bentornati su paoloelettrane.it. Di cosa parliamo oggi? Siamo qua, come al solito, per fare la nostra chiacchierata che riguarda la fotografia in generale, ma oggi un po' ispirato dalle cose che ho visto online in questi giorni, ma anche da entusiasmato dai nuovi progetti che ci sono in corso, voglio parlare con voi di creatività, del processo creativo, di come nascono le idee e di come le sviluppo, di come arrivano ad essere quello che sono alla fine. In poche parole, come nasce, come si sviluppa, come cresce e come viene partorito un progetto fotografico, che sia per un cliente, che sia invece per me, per il mio divertimento, per il mio portfolio, non ha importanza. Il processo creativo può essere utilizzato in tutti i casi. La prima cosa che c'è da dire sicuramente è che la creatività non è una cosa che, come molti pensano, si schiocca le dita e arriva. La creatività è qualcosa che va sempre stimolato, che va sempre curato, che va sempre, addestrata. Non è una caratteristica che è innata, che viene da sola, ma piuttosto va tirata fuori. Ognuno di noi ha qualcosa a che fare con la creatività nella propria testa, nel proprio modo di pensare. Sicuramente per le persone come me o come i fotografi, come gli artisti in generale, la creatività è qualcosa che ha una parte importante nella vita lavorativa, diciamo, ecco. Vuol dire che mi possa esimere dallo stimolare la mia creatività, anzi, tutt'altro, mi posso confidare che la mia creatività, il mio processo creativo nasce da moltissime fonti, possono essere film, può essere musica, qualcosa che ho visto su web, un libro che ho letto, un video musicale che ho visto in televisione o su web, che può aver portato un'idea, uno spunto per un progetto fotografico. Questo succede quando devo pensare a qualcosa che sia utile a me, al mio portfolio. È diverso invece quando un cliente mi chiama, mi contatta e per sviluppare un progetto che ha già alla base un'idea creativa, che ha già alla base qualcosa di sviluppato da parte di qualcuno che non sono io. Allora, questi sono due processi e due metodi diversi di affrontare un progetto fotografico o un progetto creativo in generale. Partiamo dal primo e nel prossimo video magari vedremo il secondo. Quello che io faccio quando voglio creare qualcosa di nuovo per me, per un mio progetto personale, è appunto prendere uno spunto da qualcosa che ho visto, letto, ascoltato e poi fare un brainstorming. Con chi? In prima battuta è una cosa che avviene con me stesso, da solo. Mi metto al tavolino e inizio a scrivere delle parole che hanno a che fare con quello spunto che ho visto, che può essere per esempio un'atmosfera, un colore, un tipo di abbigliamento, un accessorio, oppure una storia, nei casi in cui sono più fortunato. Ma la maggior parte delle volte tutto nasce da una piccola cosa, ok? E poi intorno ci costruisco con un brainstorming personale tutto il resto. Scrivo parole che hanno a che fare, luoghi che hanno a che fare con quell'idea, colori che hanno a che fare con quell'idea, tutte le cose che possono essere utili le scrivo su un foglio o nel mio caso su un tablet e faccio delle liste. Dopodiché inizio a fare dei collegamenti, proprio fisicamente scrivendo, collego una parola all'altra in modo finché non trovo quello che mi soddisfa, ok?
Quindi, per esempio, parto dal colore rosso e inizio a scrivere dei luoghi che mi vengono in mente senza pensare insieme al colore rosso. Non lo so, una cava, un lago, la strada, un bar. Metto 4, 5, 6, 7 luoghi diversi e poi inizio a scrivere una serie di un'atmosfera. La notte, il fumo, il freddo, il vento, la pioggia, l'ombra, la luce, tutte queste parole che possono richiamare, portare a un'atmosfera che poi avrà luogo durante lo shooting. Così faccio per il vestiario, per gli accessori, per tutto quello che voglio aggiungerci. Ok, alla fine guardo le liste e inizio a spuntare, a togliere quello che non mi piace. Alla fine, come per magia, le liste si restringono a 2-3 parole per ogni sezione che mi danno, vedrete che iniziano a trovare coerenza tra di loro e danno come risultato un piccolo mondo, un'idea, una storia che posso poi portare concretamente quando lavoro con un team al mio team e a questa idea loro possono apportare dei dettagli, delle sfumature, delle personalizzazioni. Come abbiamo visto, per me è fondamentale lavorare con il team, no? Però bisogna dare comunque una base, come se l'idea nasce da me, se sono io che propongo un progetto, devo avere comunque una base sul quale costruire, non posso lasciare tutto alla loro creatività, altrimenti non sarebbe più un progetto, tra virgolette, mio, anche se comunque non lo è, diventa sempre un progetto nostro. Ecco, questo è quello che io faccio quando sviluppo un'idea. Quando invece è un cliente a contattarmi, la cosa si sviluppa in maniera diversa, perché di base lui ha già un concept, alcune volte un concept o un'idea o un mondo, una storia da raccontare, e a quel punto la parte che il mio team fa quando io propongo loro un progetto, la stessa cosa faccio io con il cliente, apporto delle sfumature, delle idee, dei dettagli, degli accorgimenti, aggiungo o tolgo qualcosa, sempre ovviamente in confrontandomi col cliente stesso, che sia un photo editor, che sia un project manager, che sia quello che la persona che si occupa e preoccupa di sviluppare il progetto stesso. Però se un cliente mi chiamasse solamente per fare click click, scattare delle foto a comando, non avrebbe nessun senso. Dove starebbe il mio lavoro? Il mio lavoro non è solamente premere un pulsante, ma è creare idee, sviluppare idee, apportare appunto creatività a un progetto che può anche essere già esistente. Bene, spero che abbiate capito come io sviluppo un'idea o un progetto. Ci tengo a precisare che questo non è il metodo universale per fare le cose. Questo è il mio metodo, quello che funziona con me. Spero che possa essere utile anche a voi nelle vostre idee e nei vostri progetti creativi. Grazie per essere stati ancora in mia compagnia e vi ricordo che potete iscrivervi al canale YouTube e nei commenti potete suggerire argomenti da trattare, oppure anche su Facebook attraverso messaggi privati potete suggerire argomenti o approfondimenti che vi interessano. Grazie per essere stati in mia compagnia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!